regione Benelkes, e per cui non sono un'archeologa, però abbiamo fatto, nel mio gruppo mi occupo appunto dell'abbigliamento, su cui ho fatto, ho cercato di fare approfondimenti per quanto riguarda lo studio di materiali, delle linee, dei colori, eccetera, per cui vi farò una sintetizzazione non troppo scientifica, ma un po' generalizzata, che comprenderà anche la parte sociale del periodo di cui vi parlo, che è più o meno del VI secolo a.C., che però sarà anche un attimo più vasto per capire un attimo qual era il contesto sociale, qual erano le vie di comunicazione per avere determinati materiali, e quindi vi farò una fotografia generale di quello che poteva essere l'abbigliamento in quell'epoca in base appunto alla socialità e alla cultura. Faremo un breve riepilogo su quelli che sono i ritrovamenti su cui studiamo, poi un accenno sui gioielli, anche se i gioielli sono comunque una parte che di per sé è già un argomento vastissimo. Poi parleremo del contesto, dei tessuti, dell'aristocrazia, e avevo previsto delle foto nella conferenza precedente, che però in questo momento non è possibile proiettare, però cercherò di descrivere il più possibile dei gesti, casomai te ne presti la lamina della Dea, così vediamo un attimo anche quale poteva essere un disegno così. Ecco, allora, per quanto riguarda il contesto di quel periodo, si può dire che per quanto riguarda la pianura veneta c'era una situazione di coinè, c'era una omogeneità nella cultura del momento, perché le vie di comunicazione, che erano fluviali, erano vie molto importanti e facevano comunicazione da nord a sud, da est a ovest, attraverso i fiumi si comunicava anche con navi, per cui erano vie molto importanti che raggiungevano dalla zona del Cadore, dove arrivava il ferro, successivamente appunto i metalli, le miniere eccetera, ai punti di vendita degli empori di Adria, arrivavano prodotti che venivano importati da tutta Europa, per cui le conoscenze, le tecnologie, anche se quelle che ho studiato non sono prettamente del Veneto, magari sono di Alstadt o sono di Volasecca, si sa che comunque in questa omogeneità, in cui si parlava anche una lingua, un linguaggio mercantile comune che veniva comprensivo a tutti i popoli della pianura padana, le conoscenze c'erano anche nel Veneto, perché purtroppo nel Veneto il problema dei ritrovamenti è che sono sulla mente, sulla pietra, le incisioni su pietra, le stele, oppure sulle lamine, che sono state trovate in grande quantità, lamine votive, iscrizioni votive, statuine, bronzetti, che però naturalmente non ci sono altri reperti di materiali organici che si deteriorano, che però sono stati trovati per esempio nelle zone di Alstadt, conservate sotto sale, sono stati ritrovati i tessuti, sono stati ritrovati i disegni, per cui si conosce la lavorazione, si riesce a capire quale poteva essere il colore. Nelle torbiere del nord Europa lo stesso sono stati trovati tessuti lavorati, e nelle zone di Volasecca si sono ben conservati anche lì dei materiali, per cui si riescono a fare dei collegamenti e a capire quale poteva essere per esempio la lavorazione del tessuto. Per cui ecco, ho preso un po' in generale per capire come, per ritornare dopo a come vestivano i veneti antichi, perché appunto il problema dei ritrovamenti è questo. Il clima era un clima favorevole alle culture, perché era un clima particolarmente piovoso e umido, e quindi l'allevamento delle pecore, l'allevamento delle pecore certo non c'entra con il clima, però per esempio le coltivazioni del lino, che era fondamentale, successivamente nell'Europa orientale della canapa, nell'età, prima età del ferro, era fondamentale l'acqua per le coltivazioni, quindi il clima aiutava la coltivazione delle fibre usate.
sono state trovate anche calzature nelle zone di Alstad, sono state trovate anche nel nord Europa, quasi tali e quali come potevano essere. Si può capire benissimo qual era il tipo di calzatura che veniva usata. Sono state trovate scarpe, sono state trovate sandali. E per quanto riguarda i tessuti invece, vorrei farvi accenno all'importanza della tessitura all'interno di un nucleo familiare che aveva un'economia veramente semplice, per cui la tessitura diventava un'occupazione generale di tutta la famiglia, che comprendeva o l'allevamento delle pecore per quanto riguarda la lana o la coltivazione, quindi la coltivazione delle piante, la lavorazione della fibra, la lavorazione del filato, la filatura, e quindi alla fine la tessitura diventava un'occupazione che riguardava l'intera famiglia, e in quel tipo di economia dava sicuramente da mangiare a tutta la famiglia. Era talmente importante la tessitura per quanto riguarda il femminile da entrare anche nel sacro, cioè la tessitura diventava, il movimento delle mani femminili diventava rituale, per cui c'è certi movimenti delle mani, certi tipi di lavorazioni, il filato che non doveva essere interrotto, ricordiamo anche la bella dea Rizia era collegata alla tessitura perché era la dea tessitrice, era colei che tesseva i fili della vita, come anche altre divinità egizie che erano divinità tessitrici, perché erano coloro che tessevano il destino delle persone oppure lo ricevevano. Dopodiché c'era una continuità con nuove nascite, per cui loro creavano la vita e tessevano il destino delle persone, e questo in tutte le culture, anche le più antiche. Per cui l'importanza della tessitura a livello sia dell'economia ma anche a livello rituale. La tessitura naturalmente avveniva su dei telai verticali, che se voi potete vedere abbiamo ricostruito il nostro accampamento dei Veneti antichi. Erano telai, principalmente telai appesi, quindi telai verticali, che noi abbiamo ricostruito, per esempio un telaio molto particolare che è quello che si trova nella lamina della tomba di Bologna, che era un telaio con gambe tornite, quindi pensate, un oggetto di legno di uso anche comune, però reso particolarmente importante con queste grandi gambe tornite, in cui lavoravano, vengono rappresentate tutte le persone, tutte queste donne avvolte in mantelli che lavorano, che operano a questo telaio, che aveva probabilmente delle fibre di lana, perché si vede la prefilatura, si vede la filatura, si vede l'orditoio, e poi infine la tessitura fatta da due donne, probabilmente era un telaio da tappeti, e c'era addirittura una donna in piano rialzato che tesseva e l'altra che passava i fili che venivano intrecciati per la costruzione di tappeti. Questo era tenutato in tinaul, che è un oggetto che veniva usato per i vitili, quindi era particolarmente importante e anche particolarmente come si può dire, era molto ben disegnato. I tessuti che abbiamo come lavorazioni principalmente sono sicuramente i tessuti, la tramatura a tela, che era quella più semplice, dalla tramatura a tela con la lavorazione delle cimose, con i tessuti di colori, si sono ottenute le cimose decorate, quindi gli abbassamenti delle decorazioni, come vediamo anche nei vestiti che noi abbiamo riprodotto. Devo stare un po', Silvia. Queste fasce di colore, prego, che si vede mai, potevano anche essere ottenuti attraverso la lavorazione delle cimose, cioè l'abbassamento del tessuto che diventava decorazione quando si alternavano i vari colori della lavorazione della cimosa. Alla lavorazione delle cimose sono succedute le lavorazioni a quadri, che anche queste sono abbastanza semplici perché si tratta solo di intersecare fili di colori diversi. Quindi se un filo di colore diverso viene lavorato, vuol dire che viene tinto prima
viene precedentemente tinto e poi veniva tessuto insieme. Ne avevano quindi dei colori solidi e avevano molti colori, perché si vede della gran quantità di decorazioni che richiamavano o dei ricami aggiunti oppure delle fasce decorate con molte lavorazioni, quindi molti colori, avevano dei colori solidi. Per quanto riguarda poi i colori, possiamo dire che possiamo fare solo delle supposizioni. Possiamo dire che si sa per certo che la ginestrella si otteneva un colore giallo-ocra, con la farnia si otteneva il nero, con la robbia il rosso e con il guado l'azzurro. E dall'azzurro partiamo per definire qual è il colore che era probabilmente preferito dai veneti, che era proprio l'azzurro. Se fosse stato ottenuto dal guado, che era comunque una pianta endemica nelle nostre zone, sarebbe stato un azzurro che varia un po' sul colore acqua marina, un azzurro acqua marina. E infatti per i veneti azzurro era anche se, cioè il colore, dire veneto era proprio sinonimo di azzurro, si poteva dire tranquillamente il color veneto ed era un colore usato per le cerimonie, è il colore che viene ancora usato adesso per il velo della Madonna, quindi il velo delle divinità e anche il velo della Madonna. Il velo della Madonna è sempre rappresentato, quasi sempre rappresentato di colore azzurro, quindi un colore particolarmente importante nel rito. E l'azzurro sappiamo anche che c'era una squadra gladiatoria dei veneti a cavallo che combattevano nel Colosseo di Roma, che facevano i giochi gladiatori nel Colosseo di Roma, che erano chiamati appunto gli azzurri. Caspita, anche la nostra squadra di calcio che chiama gli azzurri. Sarà una continuità storica. Poi dei particolari che abbiamo trovato per quanto riguarda le cuciture, il filo di cucitura, sono stati trovati reperti di cuciture fatte con il filo di ortica. Con il filo di ortica si possono ottenere anche delle fibre che danno l'effetto della seta, quindi un filo sottilissimo ma non coltivabile in modo intensivo, per cui non se ne potevano fare grandi quantità come per le altre fibre. E quindi sappiamo che ci sono anche delle altre fibre che danno dei tessuti, che però probabilmente le conosciamo. Però l'ortica per esempio è stata trovata per le cuciture, per quanto riguarda le cuciture, che venivano fatte con aghi di bronzo, aghi di osso, eccetera. La lavorazione successiva dei tessuti era la lavorazione a losanghe. Noi l'abbiamo trovata ad Eistadt, che praticamente la lavorazione a losanghe sarebbe tipo quella che, sulla quale si può ottenere anche lo spinato, i tessuti spinati a spina pesce e quindi anche i ronghi sullo spinato, in senso contrario. Questa è la lavorazione successiva del V secolo a.C. che si è conservata ad Eistadt sotto sale nelle miniere, quindi perfettamente riproducibile, che tra l'altro noi abbiamo trovato anche i tessuti moderni, simili, di colore, in un tipo di piede pull, addirittura con questa lavorazione spinata, cioè veramente le conoscenze e le tecnologie c'erano sicuramente. Poi ricami, bordure, eccetera, venivano fatte anche belle bordure, sappiamo, con la lavorazione a tavolette, altri tipi di fili annodati, eccetera, che sono stati trovati comunque nei reperti. E invece per le perle applicate, ad est è stato trovato un tessuto che avvolgeva una sigla, che aveva questa decorazione di perle applicate, quindi una gran ricchezza di particolari, una gran ricchezza nel tessuto dell'abbigliamento. Il periodo di cui parlavamo, più o meno il VI secolo, è stato molto importante per i veneti antichi, perché partendo già dal VII secolo, si è creata, mentre prima c'era una omogeneità a livello di ricchezza in generale, già partendo dal VII si è cominciata a creare un'elite aristocratica
che ha portato a una differenziazione dei ceti sociali. In questa differenziazione, nelle tombe sono stati trovati gli oggetti, nelle tombe femminili soprattutto, che ne definivano l'importanza. Cioè si è sviluppata questa forma di ricchezza aristocratica, che poi è diventata principesca, in cui anche la donna aveva un aspetto rilevante, importante. Infatti si vede che era proprio quella la persona che caratterizzava la ricchezza o la nobiltà della famiglia. Le donne avevano sicuramente un ruolo sociale importante, infatti come nella tomba della Nerka Ostiala, che è la tomba ritrovata più ricca in assoluto, era una sacerdotessa, quindi le donne avevano anche un ruolo importante a livello sociale. Per quanto riguarda la linea dei vestiti, avete visto la Silvia che principalmente era la tunica con questa lunghezza, più o meno a metà ginocchio, con tutte le decorazioni al fondo. Vi erano anche le applicazioni di placche bronze che sono state trovate in grande quantità ad est, che potevano essere di varie forme geometriche, rotonde o triangolari, e con tre fori con delle decorazioni incise a rilievo e in grande quantità, quindi venivano applicate sui mantelli, sui vestiti, eccetera, che poi comunque si vedono anche nelle lamine, che hanno i vestiti femminili hanno proprio questi cerchi applicati nel lungo dei vestiti. Poi mantelli, una gran quantità anche come forme di mantelli. Quello più recente possiamo dire che troviamo è lo zendado veneziano, che era il fazzoletto nero che portavano le donne veneziane sulla testa, e che era di forma quadrata, ripiegata a metà, ma che poteva essere anche drappeggiato sulle spalle, oppure un mantello molto particolare, di forma quadrata sempre, che veniva portato con una punta sulla fronte e le due punte che venivano a chiudersi sul davanti e una punta sul dietro. Questo è anche caratteristico della lamina di Bologna. Queste donne tessitrici hanno questi mantelli bordati che venivano portati proprio con questa punta sulla fronte e chiusi sul davanti. Poi mantelli ampi, mantelli svasati, c'è una grande ricchezza, probabilmente anche a seconda dell'uso che se ne faceva. Poi le lamine riproducono sempre donne riccamente vestite, perché erano costumi cerimoniali, e quindi oltre al mantello, alla ricchezza di decori, alla ricchezza dei gioielli, c'era anche un cinturone particolare, quello che vi diceva l'Annette, e questo che abbiamo riprodotto è un prototipo che abbiamo fatto del Museo di Este, che ha proprio questa misura di altezza. Quindi lo poteva essere che un cinturone cerimoniale, con questi motivi a losanga, ma non solo, e che veniva portato appunto dalle donne durante le cerimonie, insieme anche con il grembiule, che era proprio complementare dell'abbigliamento femminile, che però sappiamo che il grembiule nell'abbigliamento femminile, che noi ci ricordiamo, viene ancora usato. Viene usato per esempio dalle donne trentine, viene usato nei costumi tradizionali, sì, ma quindi, in Sardegna, in Sicilia, in paesi dei Balcani, i costumi femminili, nostre nonne, sì, aveva tutte le grembiali, sì, di uso come il vestito della festa, ma proprio insomma, anche nei vestiti delle feste, fa parte sì, della, molto ricamato, sì. Poi eventualmente invece che la tunica la gonna a pieghe era caratteristica dei veneti, come calzature stivali di punta allungata e rialzata. E potevano essere con la suola di cuoio, di legno. È possibile che avessero la suola di legno, perché si suppone che essendo zone particolarmente umide e ricche di acqua, potessero avere la suola di legno. Opla. Con gli stivali con i risvolti decorati. Si sa che indossavano biancheria intima. La biancheria intima fatta di bende di lino finissime che abbiamo ritrovato, indossavano le donne romane, indossavano le donne dei ritrovamenti di Alstadt, e anche, secondo me sempre legato alla biancheria intima, l'uso dei bottoni, perché i bottoni che sono stati trovati sono proprio piccolissimi, non sono quelli del museo di Este?
Adria? No, quello di Fratesina Polesine, che sono dei bottoncini di lamina di bronzo con i forellini piccolissimi, oppure quelli lì di Gola Secca, che sono stati trovati, sono del 2500 a.C. in pietra di steatite, bottoncini piccolissimi e decorativi, quindi un uso anche insomma abbastanza una cosa comoda nell'uso, ma talmente piccoli da far pensare che fossero sotto, usati per la biancheria intima. Esatto. Poi facciamo un accenno per quanto riguarda anche la cosmesi. Si sa che usavano prodotti cosmetici, che usavano la birra per la pelle, che usavano colori per la pelle, che usavano tinture per i capelli e anche detergenti come i saponi e prodotti per la pulizia. C'è, per quanto riguarda i gioielli, ci sono una grande quantità, come abbiamo detto, di gioielli che sono iniziati prima con un grande uso di fibule, poi successivamente con l'aumento dei decori come i ricami, le fasce decorate, altri tipi di lavorazioni, è diminuito l'uso delle fibule perché appunto come decorazione sono entrati in uso questi tipi di gioielli, questi tipi di decorazioni. Le fibule sono sempre molto ricche per quanto riguarda le donne, ci sono fibule caratteristiche ad arco di cavallino, con carro trainato da cavalli, con volatili, scimmiette, ad arco serpeggiante, a drago, queste proprio quelle più caratteristiche insomma, quindi delle fibule molto belle, molto ricche. Per quanto riguarda l'abbigliamento, soprattutto femminile. L'abbigliamento maschile invece è un po' più semplice. L'abbigliamento maschile è caratterizzato dalla tunica che poi è stata portata fino al Medioevo, con le decorazioni al fondo, le decorazioni alle maniche, le lunghezze a seconda dell'uso, se era una persona che stava lavorando come il signore della sicura Benvenuti che ferra il ferro di cavallo, che ha una tunichetta semplice al ginocchio, oppure come i giovani che vengono rappresentati nelle statuine di bronzo, che hanno tunichette corte perché hanno questa immagine dei guerrieri, si presentano vestiti sempre scalzi, unicamente con questa tunichetta leggera. E poi le calzature diciamo uguali comunque a quelle femminili, cioè sempre con stivali con la punta allungata e rialzata. Poi c'era una caratteristica per quanto riguarda i mantelli. I mantelli, per esempio quelli di Vicenza, che sono stati ritrovati nelle lamine votive di Vicenza, c'era un santuario per i riti di passaggio. E ci sono dei mantelli, sono dei signori disegnati tutti quanti in fila, come una processione, con questi mantelli caratteristici a forma di cappa, con le fasce decorate nel fondo e sul davanti, quindi mantelli a forma di cappa dai quali fuoriuscivano le mani da dei tagli e dei cappelli a tesa molto larga che essendo portati con i mantelli potevano essere sicuramente di feltro o di lana che sappiamo che è impermeabile, che noi abbiamo ricostruito. Se voi venite dopo al campo dei Veneti antichi vedrete questi costumi dai civili, che sono caratterizzati da questi cappelloni a tesa molto larga, che sono particolari, sono delle pizze. Molto utile. Ieri sera, quando mi avvicinava, che c'era Gianno questo cappello, ha detto ho l'ombrello integrato. Esatto. Che invidia ieri sera mi ha fatto. Poi ci sono anche rappresentati nella situla del Benvenuti i mantelli che hanno una gran quantità di bitorzoli. Questi cerchi poteva essere, sicuro che potesse essere o una lavorazione della lana oppure potessero essere l'applicazione delle lamine che erano appunto rotonde. Se fosse stata l'applicazione di lamine, provatevi ad immaginarvi questo mantello pieno di lamine di bronzo color oro che rappresentava una ricchezza, una lucentezza nell'abbigliamento molto particolare, insomma. Infatti il signore con questo mantello era seduto sul tronetto che guardava il servo che ferrava il cavallo. Da qua poi il nobile, ricco, proprietario di cavalli, i veneti dei bei cavalli, quindi era un signore particolarmente agiato, insomma, che usava questo tipo di mantello e questo tipo di cappello. C'era un'altra cosa particolare che guardava
donne ma anche gli uomini, che diventava quasi uno status symbol, cioè il portare attaccato a un anello di metallo tutta una serie di pinzette, di lamette e di bastoncini che servivano per la cura e l'igiene personale. C'erano le unghie? Sì, sì. Sicuramente pinzette, cioè sì, pinzette per la cura, insomma, per l'igiene personale. Però vedi, ci tenevano per una volta l'estetica. Sì, da diventare una cosa che uno si portava appresso, appeso alla cintura, questo oggetto per l'igiene. Ecco, io adesso concludo. Facevamo dei collegamenti con l'età moderna che era, per esempio, il tessuto che abbiamo ritrovato ad Asta, perché uno magari si chiede, ma questi veneti antichi 5-7 secoli avanti Cristo vestivano come i barbari, indossavano tessuti di juta o chissà vivevano nelle capanne eccetera. No, non era così. Quel periodo storico lì per i veneti antichi è stato praticamente il periodo d'oro, perché è finito con le invasioni barbariche che hanno causato per forza di cose un impoverimento, anche se i Galli non sono mai entrati nel Veneto, hanno spinto nei confini, però questo ha causato un impoverimento, una chiusura delle vie di comunicazione e per cui dopo due secoli a.C. con la romanizzazione questo periodo d'oro è cambiato. Quindi i veneti antichi non vivevano, non erano neanche così tanto lontani da noi, né come avete visto come linea di abiti, né come calzature, neanche come lavorazione dei tessuti, perché i tessuti che abbiamo trovato ad Dahlstadt sono quelli che usiamo anche noi in questo momento, come lavorazione, come spessore, come colori, eccetera. Ecco, se volete farmi qualche domanda, adesso volete.